Il lago si è risvegliato. La maledizione distrugga tutto. Dentro di noi vivono due lupi. Uno è il lupo calmo, gentile. E l'altro è il lupo oscuro, rabbioso, spietato. Ciao! Questa serie viene un po' presentata come la risposta italiana a Twin Peaks. Volevo sapere se siete contenti di fare una serie di genere che è un thriller psicologico, che è un genere che da noi è poco frequentato, oppure se siete facilmente impressionabili, quindi sul set invece che essere entusiasti eravate terrorizzati tutto il tempo. Questa è stata carina come domanda. Marco, facciamo così. Ok, no, io sono super entusiasta. Cioè, mi fanno molta paura gli horror e i thriller psicologici, però probabilmente farli ti rende molto più consapevole di come poi effettivamente vengono girate le cose. Quindi è stato divertentissimo. È una responsabilità anche, no? Cioè, il non deludere le aspettative, dato che la prima volta che si porta questo genere ti dà anche a te, diciamo, la consapevolezza del peso e della bellezza di avere questo peso, in modo tale che ti sprona a fare un lavoro ottimo e speriamo di esserci riusciti, insomma. Però zero paura, tranne alcune scene, alcuni momenti più fisici, però per il resto è stata più curiosità nell'affrontare questo percorso. Non so se voi conoscete Twin Peaks, lo conoscete? L'avete visto? Okay. Sì, ma non l'ho visto. Sì. Voglio chiedervi, secondo voi c'è un equivalente di Bob nella vostra serie? C'è un personaggio che appena uno lo vedrà poi rimarrà nella memoria e dirà oh mio Dio, no! Ragazzi, chi c'è più di lui così caratterista, insomma? Luca, da Lionello, che fa nostro nonno. Beh, un viso molto forte. Mm-hmm. Ci può stare. Sì, è molto lui. Diciamo, poi ha questa recitazione molto forte, no? Cioè, che asciuga tanto ed è tutto occhi, come si suol dire. Quindi è bella, una bella presenza all'interno della serie. Mm-hmm. A parte una fortuna. Oppure, no, di questa una fortuna, vero? A proposito di citazioni anni 90, oggi vi tocca così. Siete un po' i gemelli del destino italiani ormai, no? Diciamolo. Una cosa che mi ha colpito molto della serie è proprio il rapporto, prima di tutto, tra voi, ma anche tra tutti gli altri fratelli della serie, senza fare spoiler, perché finalmente vediamo dei baci tra ragazzi e ragazze dello stesso sesso, finalmente dei fratelli che invece che litigare si confidano e parlano, una roba che prima si faceva soltanto nelle serie anglosassoni, no? Invece finalmente anche l'Italia ci è arrivata con Curon, con Summertime, con Scam Italia. Quindi secondo voi le serie TV italiane stanno aiutando anche un po' proprio a educare i ragazzi, il pubblico, ad ampliare la conversazione e aumentare le voci, o no? Assolutamente sì. Sì, è vero che le relazioni che sono raccontate all'interno della serie sono molto realistiche. Io mi ci sono ritrovata moltissimo nella relazione fra Mauro e Daria, con quella che ho con mia sorella. Cioè, è un legame strettissimo. Pur avendo due personalità completamente opposte, sono estremamente complementari, quindi l'uno ha bisogno dell'altro e viceversa. Ed è vero, cioè, i fratelli e le sorelle sono così, cioè, possono stare da soli, ma hanno bisogno di confidarsi e di parlare. No, per quanto riguarda il mio pensiero, è bello. Io dico, no, è bello, io parlo per la mia esperienza personale, perché ho molti fratelli, ne ho 5 più piccoli, e quindi capisco cosa vuol dire avere, diciamo, dei rapporti belli e consolidati con i fratelli. Cioè, poi è questa la verità, nel senso, la verità sincera è che tu potrai litigarci quanto vuoi, potrai, come si suol dire, non andarci d'accordo, però bene o male stanno sempre lì. E tu li amerai per tutta la vita, perché poi è vero, cioè, sangue è il tuo sangue, non puoi farne a meno, sono veramente sincero su questo. Ed è bello che nella serie te lo stanno trasmettendo, perché è vero, cioè, in realtà è vero, è così, cioè, io lo sento tanto. Voi siete i giovani della serie, c'è una bella colonna sonora che spazia moltissimo da Mischeta a Britney Spears. Come è stato lavorare con questa colonna sonora? L'ascoltavate anche voi? Avevate una vostra playlist? Come è andata?
raccontiamo quello che abbiamo fatto, la via che poi abbiamo fatto, Sì. vero? Allora, la cosa che è stata bella è stata questa, che ci hanno chiesto il nostro Fabio Mollo e Tatiana, l'acting coach, di fare una lista, secondo noi, quali canzoni sentivano il personaggio. A tutti quanti, e quindi questo è stato molto utile perché sembra strano, ma in realtà capire anche il gusto musicale aiuta sulla creazione del personaggio per capire quale via bene o male prendere tra le tante. E qua lascio anche la parola a Margherita, che diciamo è stato lo stesso esercizio per tutti. Sì, quello è stato molto utile. Poi, appena abbiamo ricevuto la sceneggiatura, c'erano già delle canzoni scritte. Ed è stato molto utile ascoltarle e immaginare la scena con la canzone di sottofondo. Quindi in chiusura, chi è Vai, vai. che ascoltava Britney Spears tra voi due? Io, assolutamente io, Luca Castellano. Luca Castellano, Grande fede. più Beyoncé, capito? Citando sempre Fabio Mollo. Sì, Fabio. Ok, ragazzi, grazie mille. Grazie a te, Grazie. Valentina, veramente.